Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parleremo della scatola magica. Sigla. Eccoci qua, questa è la scatola magica di cui parlavamo. Innanzitutto vi straconsiglio di andare sul sito internet Rogue Beer, vi lascio il link in descrizione ovviamente, e a leggere l'articolo sulla scatola, perché altrimenti non capirete sicuramente quello che vi sto per far vedere. Una volta letto l'articolo, guardate il video e andiamo ad aprire la scatola. Allora, esternamente innanzitutto abbiamo un pulsantino rosso, ok, che premendo fa partire il temporizzatore che c'è qua dentro. Abbiamo un'altra scatola elettrica collegata qua dietro con dentro un relè che attiva e disattiva la pompa da vuoto che è collegata a questa spina una volta che andiamo a premere il pulsante, ok? Quindi premendo il pulsante si attiva la pompa da vuoto e si attiva l'elettrovalvola che è all'interno e quando finisce il tempo il temporizzatore stacca, si disattiva la pompa da vuoto perché si stacca il relè e allo stesso tempo si disattivano e si invertono le due valvole che sono qua all'interno. E esternamente sempre abbiamo dalla parte di qua due connettori, qua andrà attaccata la pompa da vuoto, qua andrà attaccata la CO2, quindi la bombola di CO2. Dall'altra parte abbiamo invece un solo connettore che è l'uscita, quindi questo connettore andrà attaccato alla pistola per l'imbottigliamento dalla parte dei gas. Finito, praticamente è molto semplice il collegamento. Ora andiamo ad aprire la scatola, abbiamo già svitato le quattro viti, apriamo. E dentro troviamo, come dicevo, il temporizzatore che segna ora 9 secondi, dopo vi spiego perché. Abbiamo le due elettrovalvole, abbiamo i collegamenti che sono questi qui. Allora, da questa parte abbiamo detto c'è la bombola di CO2, qua abbiamo il tubo che arriva a una valvola che è normalmente aperta, normally open, NO, e questa valvola qui di base, quando è tutto fermo come adesso, è aperta, quindi lascia passare la CO2 dalla bombola. Quindi in questo punto la CO2 passerà, andrà qua, qua c'è una Y praticamente che mette in parallelo le due valvole, quindi passa e arriva in uscita, quindi a questo punto in posizione ferma la CO2, cioè la bombola, andrà a saturare la bottiglia, ok? Dall'altra parte invece abbiamo la pompa da vuoto, quindi arriviamo a una valvola che è normalmente chiusa, NC, normally closed, e quindi in posizione normale chiusa, quando noi premiamo il pulsante si apre e quindi lascia passare praticamente sempre da di qua in uscita il risucchio della pompa da vuoto che va a risucchiare quello che c'è all'interno della bottiglia e fa il vuoto, ok? Una volta che scade il timer si reinvertono le valvole e quindi si riattiva la bombola di CO2 e quindi risatura la bottiglia. Quindi il funzionamento è questo: allora si preme il pulsante, si invertono le valvole, quindi a bottiglia satura si fa il vuoto. Finito il vuoto, passati 9 secondi, si resetta e quindi torna a risaturarsi la bottiglia di CO2. Ripremiamo il pulsante una volta che la bottiglia è satura, ci vogliono quei 2-3 secondi al massimo. Ripremiamo il pulsante, riparte il timer dei 9 secondi, si reinvertono le valvole, e si risvuota la bottiglia con la pompa da vuoto. Finito il tempo, si risatura la bottiglia con la bombola di CO2. Passati quei 2 secondi di saturazione, siamo pronti per andare a imbottigliare, quindi passiamo la valvola dell'imbottigliatrice dalla parte della birra, imbottigliamo, poi apriamo piano piano la valvolina per desaturare, la bottiglia piena, tappiamo e siamo a posto. Rimettiamo un'altra bottiglia e premiamo nuovamente il pulsante. Il funzionamento è molto semplice, ci evita di andare a smanettare con le valvoline a mano e fa tutto quanto lei. Non è indispensabile per l'imbottigliamento, però ti dà un grosso aiuto. Andiamo a vedere il funzionamento. Allora, io premo il pulsante e come vedete parte il timer, parte la pompa da vuoto perché scappa il relè che è qua dentro e fa attivare questa spina. Finiti 9 secondi come adesso si resetta, quindi torna 9 secondi il timer e la pompa da vuoto si blocca, ok? E quindi si riattiva nuovamente la bombola di CO2. Il funzionamento è molto molto semplice, ripeto, andatevi a leggere l'articolo del sito perché è illuminante, altrimenti non capite nulla di quello che ha spiegato. Ultima cosa, perché 9 secondi? Allora, nell'ultimo imbottigliamento, se avete visto il video che ho caricato qualche settimana fa sull'imbottigliamento della birra Pils che avevo prodotto, avevamo un timer di 16 secondi.
L'ho calato perché? Perché nel frattempo ho acquistato, anzi ho trovato un manometro per il vuoto, l'ho collegato qua nell'uscita della bombola da vuoto e ho constatato che per fare il vuoto nella bottiglia da 50 cm servivano soltanto 8 secondi, ok? Quella mia pompa da vuoto. Quindi ho messo 9 secondi per restare un po' più sul sicuro, comunque il 90% delle bottiglie che faccio sono da 33, quindi sono sicuro al 100% che con 9 secondi io svuoto una bottiglia da 33 con la mia bombola, con la mia pompa, ok? Quindi accorciato sensibilmente i tempi, perché si sono praticamente dimezzati i tempi dello svuotamento della bottiglia, e quindi io con 18 secondi più 5-6 secondi per l'attesa delle varie saturazioni con la bombola di CO2, io ho preparato la bottiglia, ok? Quindi diciamo che in 25 secondi per stare larghi preparo la bottiglia, poi faccio l'imbottigliamento, la tappo e poi sono pronto per fare un'altra bottiglia. L'ultimo imbottigliamento l'ho provato a fare con questa scatola, con questi settaggi, ho imbottigliato una session IPA qualche giorno fa e tra l'altro la sto già bevendo ed è anche abbastanza buona e quindi niente, direi che funziona molto bene anche questo sistema, anche con questo settaggio di secondi di conteggio. Direi che il video finisce qua, richiudo la scatola e ci vediamo alla prossima. Non dovrebbe neanche tardare tantissimo ad uscire un nuovo video e un nuovo articolo, perché ho già tante idee in testa. E vi saluto, nuovamente, sigla! Yeah.